Adesso sarà il padrino a ricordargli quali saranno i comandamenti di un cavaliere, i suoi veri compiti. Tu crederai in Dio ed osserverai i suoi comandamenti. Proteggerai la Chiesa, difenderai tutti i deboli, amerai il tuo paese, non tirerai mai davanti a un nemico, combatterai contro gli infedeli, adempirai i tuoi doveri feudali se non sono contrari alla legge di Dio, non mentirai mai e sarai fedele alla parola data. Sarai liberale e generoso con tutti. Tu sarai il campione del diritto, del bene contro l'ingiustizia e il male. Io giuro su questi santi Vangeli che d'ora innanzi, fino all'ultimo giorno della mia vita, sarò fedele a te, mio Signore. Contro ogni uomo eccetto il re. Giuro, consapevolmente, non parteciperò già mai a deliberazioni o ad atto per cui tu perda la vita a qualche parte del tuo corpo, o riceva danno nella persona, ingiustizia o insulto, o per cui tu perda qualche diritto presente o futuro. E se accadrà che tu perda qualcosa che hai o avrai, per ingiustizia o caso ti aiuterò a recuperarla, e recuperata a conservarla. E se avrò saputo che tu vuoi giustamente assalire qualcuno e sarò stato da te invitato sia in forma generale sia personale, io ti darò il mio aiuto come potrò. E se ti chiederai consiglio su qualche questione, ti darò il consiglio che mi sembrerà più utile per te. E mai di persona farà consapevolmente cosa che possa essere di danno a te o ai tuoi. Lo giuro sulla spalla del mio Signore. In questo momento, al re verrà porta una spada e voi tutti quanti avrete visto nominare il cavaliere con la spada che viene appoggiata da spalla a spalla. In realtà il rito prevede anche la decapitazione o un gesto che la simula, che sta a significare, sta a simboleggiare la morte dell'uomo che era prima. Va, e sì, cavaliere. La collata è questo colpo, questo ceffone che viene dato sul collo con mano piena dal re. Questo simboleggia un po' anche l'ultimo affronto che il cavaliere riceverà senza doverlo restituire, ma sta anche a simboleggiare un'altra cosa, è una sveglia. Sta dicendo, adesso dopo averti decapitato come uomo semplice, ridestati e rialzati come cavaliere. È il padrino che ha il compito di mettere la spada nel fodero, dove resterà se non in caso di bisogno, e che la cingerà al cavaliere nuovo come simbolo di diritto acquisito. Al nuovo cavaliere vengono poi dati lo scudo, simbolo di difesa per eccellenza, e uno dei suoi compiti sarà ergersi al di sopra delle nomadi persone e in funzione del re svolgere anche la funzione di protettore del popolo con questo scudo come simbolo, e la lancia, che è la prima arma che una persona che aspira a diventare cavaliere impugna per imparare a combattere. Al Montal! Re Drago! Al Montal! Re Drago! Al Montal! Re Drago! Per il re, per Edoardo di Gallura, al Montal! Re Drago!